Due auto appena rientrate in magazzino, una serie di attrezzature per un valore di circa 10.000 euro e questo è il bilancio del furto perpetrato nel pomeriggio di domenica alle 17.24, per essere precisi, nell'officina di autodemolizione in località Santa Brigida, Prato La Peligna. In quattro, stando alle immagini captate dal circuito di videosorveglianza installato nell'attività, sarebbero entrati in magazzino per caricare il materiale in due auto e lasciare il luogo indisturbati, vista la zona periferica. Un bottino ingente dal momento che sarebbero state asportate anche le vetture, 10.000 euro solo di attrezzature, rame e catalizzatori, stando alle prime stime. I ladri demolitori avrebbero scavalcato la recinzione fino a rompere porte infissi nel magazzino, lasciando non pochi danni. Le immagini sono state consegnate dal titolare dell'azienda Carabinieri per le verifiche del caso. Ad accorgersi del furto è stata la vittima ieri mattina quando è rientrato in officina dopo la sosta domenicale. Non solo furti in abitazione, ma anche nelle imprese. L'allarme cresce, si allarga a macchia di leopardo. Solo nella serata di domenica sono stati pianificati, posti in essere tre colpi a Pratola, più altri sul territorio. A Sulmona, in una palazzina di Viale della Stazione, i banditi sono entrati dalla finestra e una volta fatta piazza pulita si sarebbero dileguati per le scale. Un'ondata che sta diventando un vero e proprio incubo per il territorio sotto assedio, un incubo per tutti.